DTM. In questa giornata dove non si capisce il meteo, il tempo, il clima, ci sono circa 2 gradi sull'asfalto, una nebbia e una pioggia che minaccia di rovinare tutto, oggi sono qua a coronare il mio sogno, raga. Seduto sul cofano di una 190 Evoluzione del 1989 DTM. L'auto che nel 92 vinse il campionato Deutsche Touring-Wagen e qualcosa con 16 vittorie su 24 gare. Qualcosa di spaventoso questo 2005 Cosworth 4 cilindri da 300 cavalli aspirato, 9500 giri di limitatore. Era quella che nel DTM, in televisione, nel tubo catodico della casa del nonno durante il weekend cantava più di tutte. Non so come, oggi ARS Motorsport mi ha invitato a provare, a testare qui a Varano con un sacco di incognite, perché l'auto è una vera DTM, è identica a quelle che hanno corso in quegli anni, dall'87 al 92, in tutto e per tutto. Cambio i nastri frontali, differenziale bloccato, tutto il resto è noia. Non vedo l'ora di entrare in pista, davvero, nelle vesti di un pilota con l'auto dei sogni, con un'auto che, raga, ancora adesso mi sembra incredibile che io stia per salire vestito ufficiale, come se fosse davvero una cosa da tutti i giorni per me, e provare quest'auto. Ammetto che fa paura perché ho paura di non essere all'altezza, cosa che sicuramente sarà, perché il cambio non perdona, la macchina va solo agli alti, ci sono tantissime varianti, il clima, la gomma fredda, il circuito è molto tecnico, Varano è molto lento, è molto tecnico, ha tantissimi chicane, ha tantissimi cambi di direzione e poche vie di fuga, quindi c'è anche la paura di, la solita, di tirare tutto a muro. Sono pronto, mi sento pronto ad entrare dentro questo abitacolo, fare le cinture e entrare in pista. Salve!
Come mai non tiri tutte le marce? Perché è bagnato. Meglio così? Lo stesso, vedi che dritta già. Certo. Qui vai di testa normalmente. Qui è poi la quarta. Questo è il terzo. Allora, consiglio, non accelerare se non è dritto la macchina, ok? Mamma mia ragazzi! Mamma mia! Differenziale bloccato! Ok, il cambio sta cominciando. Ok, si scivola parecchio. Davvero complicata come macchina. Raga, cosa vi devo dire? Cosa vi posso dire? Dopo aver provato quest'auto, adesso con questo principio di pioggia, fino adesso ha tenuto. Alcune curve, come avete visto, sono bagnate, bagnate, c'è la neve a bordo pista, fa davvero paura staccare là in fondo. Il cambio non è per niente amico, gli devi dare del voi, perché se tu non vai secco, diretto, convinto, le marce grattano e non entrano, e quindi ti fanno sentire davvero in difficoltà, perché comunque la macchina è una macchina del 92, una macchina da corsa, una macchina che non ti puoi permettere di fargli dei danni. Il differenziale bloccato fa sì che la macchina curvi in maniera spaventosa, alle alte velocità, alle basse tende tanto a tirarti fuori col muso e a smusare. La gomma non riesco a metterla in temperatura come vorrei, perché ovviamente non la sto tirando al massimo. 9000 giri, il limitatore oggi ce l'abbiamo a 8300, che è davvero tanto, è davvero alto per me, però comunque arrivarci non è facile. Devo ancora lavorarci, devo ancora guidarla, devo ancora trovare il mio feeling. La posizione del sedile, tanto sdraiata, molto DTM, è davvero strana. Ma ci fai subito l'abitudine. Raga, è spaventoso, ridevo come un imbecille i primi due giri alla guida di quest'auto, perché non mi sembrava vero stessi davvero guidando io una 190 e DTM.
è qualcosa di sensazionale, non me lo sarei mai aspettato. Ora rientriamo, cerchiamo di prendere più confidenza possibile per poter arrivare il più vicino alle sensazioni che si devono avere quando si ha la guida di questo veicolo e poi divertiamoci, raga. Un'occasione così non capita tutti i giorni. Io do sempre del voi a questa macchina per tantissimi motivi che voi sapete, però oggi cerchiamo di portare a casa un'esperienza degna di questo aeroplano tedesco. Torniamo in macchina e ricominciamo. Mamma mia! Mamma mia, cosa canta! Cosa canta, cosa canta! Che spettacolo! È punto attacco obbligatorio. Ancora non sono mie amiche, non riesco ancora a capire bene questo cambio, come cazzo si comporta. A volte è bellissimo. Fare i proventi con un DCM, un DCM! Fare i traversi con un DTM, raga, il sogno di una vita, che sia vera! Raga, avete visto anche voi con i vostri occhi e avete sentito con le vostre orecchie cos'era oggi questo DTM? Spaventoso. È la cosa... Io ho guidato tante macchine, ho guidato qualche auto da corsa, ma una DTM in nesti frontali è qualcosa di insuperabile. Per me, che personalmente amo le analogiche, amo l'era di queste auto e il campionato che mi è sempre piaciuto di più in assoluto da sempre nel mondo del motorsport è il campionato DTM dall'89, 90, 91. Mauro, pilota di un'esperienza infinita, ci ha fatto vedere due giri rapidi mentre scaldava le gomme come andava guidata quest'auto e mi è servito tantissimo per vedere un po' come approcciare questo cambio nei frontali, molto difficile se non lo conosci, un po' le linee di traiettoria da seguire per poter far lavorare al meglio le gomme, i pneumatici che oggi non volevano assolutamente lavorare, e poi basta, giro su giro ci siamo divertiti sempre di più, gran traversi, la macchina si intraversa, sta lì, è facile, ti dà subito una percezione di comfort che in tante altre auto da corsa non ho trovato.
pur essendo una macchina molto analogica, senza traction, senza nessun tipo di aiuto, nessun tipo di elettronica. Sono davvero contento di aver avuto questa opportunità di guidare quest'auto. RS Motorsport ha fatto un lavoro eccezionale nello sviluppo di questa vettura e tutte le vetture che sta sviluppando e che ha in garage, che spero un giorno di potervi portare una ad una sul canale. Ora, la giornata è finita, quindi io mi tengo la tuta, purtroppo. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie per essere stati con noi in questa giornata che non dimenticheremo mai, perché davvero una 190 e DTM è come un diamante, è per sempre.